Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video per commemorare, festeggiare la giornata della memoria. Ho deciso di parlarvi della Vita è bella, film 1997 di Roberto Benigni, con quale ha vinto anche un Oscar. Il video è divertentissimo, c'è anche Sofia Loren che presentava, è stata una scena davvero esilarante. E comunque, questo film, Paese di produzione l'Italia, però presenta ben tre lingue, italiano, inglese e tedesco. Ha due durate, una durata un po' più breve di circa 119 minuti e quella più lunga 124, che poi grande differenza, insomma, genere drammatico e storico. E appunto di Roberto Benigni, che interpreta anche il protagonista Guido Orefice, affiancato dalla moglie Nicoletta Braschi, che ha interpretato Dora, appunto la moglie di Guido, e il piccolo Giorgio Cantarini, che ora se non sbaglio ha intorno a 27-28 anni, che ha interpretato Giosuè Orefice, quindi il figlio di Guido e Dora. Questo film si concentra sulla storia di questa famiglia ebrea che viene esportata appunto nei campi di concentramento. Vediamo quindi Guido che cerca in tutti i modi di non far pesare i campi di concentramento al piccolo Giosuè, che pensa che sia tutto un gioco, proprio perché il padre ha detto al figlio che è un gioco, che si vince un vero carro armato alla fine. Però il piccolo Giosuè non sa in realtà cosa sta vivendo, cosa stanno vivendo tutti quanti. Non l'ha mai ben compreso in realtà, perché già prima dei campi di concentramento lui si chiedeva perché gli ebrei non potessero entrare nei negozi. Spesso vedeva, leggeva che su negozi o su supermercati gli ebrei venivano esclusi e messi a paragone con i cani. Addirittura, se non ricordo male, c'è una scena in cui Giosuè legge appunto questo cartello dove c'è scritto: i cani possono entrare e gli ebrei no, qualcosa di simile. Quindi non ha mai ben compreso cos'è stato l'Olocausto, quello che ha vissuto nei campi di concentramento. Naturalmente penso che lo avrà compreso crescendo, come tutti i bambini che realmente hanno vissuto i campi di concentramento. Non oso neanche minimamente immaginare cosa abbiano passato queste persone, non solo i bambini, ma tutti quanti, non solo gli ebrei, principalmente gli ebrei, ma anche, gli omosessuali, per esempio, come portatori di handicap. Tutte quelle persone che hanno vissuto i campi di concentramento. Credo che però bisogna ricordare sempre questo disagio, disagio dir poco in realtà, questa situazione che hanno vissuto gli ebrei. Io ho letto anche diversi libri, ognuno con una storia diversa, ma sempre con quell'amarezza, quella consapevolezza che non si può scappare via da quell'orrore. Io ho letto per esempio il diario di Anna Frank, lei ha vissuto la sua storia, come Primo Levi per esempio, e racconta la sua storia, in sé questo uomo. Ho letto La bambina che guardava i treni partire, che è una storia vista dai bambini, così come vediamo per esempio anche nella Vita è bella. Noi vediamo, a parte della storia, anche un po' divertente, se così la vogliamo dire, perché Guido Orefice, interpretato da Benigni, genio tra l'altro, ha fatto vivere i campi di concentramento al figlio come se fosse un gioco, come se stessero davvero gareggiando per arrivare al primo premio, al cosiddetto carro armato, tanto ambito dal piccolo Giosuè. E ho letto tante storie, ho visto parecchi film che raccontano
questa situazione veramente orribile. Cioè io non mi capacito di come l'uomo abbia potuto pensare di essere sopravvissuto a qualcun altro. Io veramente non mi so spiegare, sinceramente, non me lo so spiegare. Cosa abbiamo noi bianchi in più degli ebrei o, non so, dei ragazzi di colore o di qualsiasi altra nazionalità o qualsiasi altra religione? Non me lo capacito. Davvero, dovrebbero essere, diciamo, valori che dovrebbero essere messi tutti alla stessa altezza. E io posso avere naturalmente delle doti, delle capacità che un altro non ha, ma l'altro può avere capacità che io non ho. Quindi ognuno ha, le sue doti, i suoi valori, però questo non vuol dire che io debba essere superiore a qualcun altro, perché i miei valori e le mie capacità non sono superiori a qualcun altro o inferiori a quelli di un altro. Dobbiamo essere trattati tutti nella stessa maniera, insomma. Cioè, non ancora riesco a capire, cioè non l'ho mai vissuta per fortuna, però veramente nei libri che ho letto davvero vedo tutta l'orribilanza, cioè tutta l'ansia che hanno vissuto queste persone a scappare, a cercare di scappare e soprattutto a sopravvivere. E volevo poi, vabbè, parlando della vita bella, questo film davvero è una genialata, secondo me, davvero una genialata, racconta di una cosa vera, perché esistito davvero questa situazione, molte persone sono morte lì dentro, tra cui anche Guido Refice, no? Il protagonista di questo film. E è stata quella una scena veramente che tocca il cuore, che me l'ha fatto piangere il cuore quella scena. E vedere alla fine in realtà il piccolo Gesù che va in braccio alla mamma, entrambi salvi, che lui grida: abbiamo vinto il carro armato, abbiamo vinto il carro armato. È stato duro, ovviamente, molto, perché tratta dei temi molto duri, davvero molto duri, e per fortuna esistono film di questo genere, anche se magari uno può pensare: ma perché raccontare ancora? Perché farci rivivere queste storie? Ma secondo me è strettamente necessario far rivivere queste situazioni, ma non per provocare dolore a chi magari è ancora in vita e ha vissuto l'Olocausto, ma per ricordarci che il passato insegna qualcosa e quindi non dobbiamo mai ripetere gli sbagli che abbiamo fatto. La vita bella è anche questo, non dobbiamo mai dimenticarci di ciò che hanno passato lì dentro. Niente e nessuno può e non deve e non deve farci dimenticare ciò che è successo. Dobbiamo imparare dai nostri errori. È vero che dobbiamo guardare al passato, ma dobbiamo farlo per il futuro e non ripetere appunto queste situazioni che non so neanche come definire. Non c'è un termine tanto dispregiativo per descrivere l'Olocausto, però comunque volevo dare la mia testimonianza attraverso questo video e non so come può essere interpretato, o positivo o in modo negativo. Io spero che il messaggio positivo passi anche in questi pochi minuti di video, e sicuramente non cambieranno nulla, non cambieranno il passato. Spero che possa far capire a qualcuno cosa è stato il passato, anche se non si può cambiare, ma per cambiare il destino dell'uomo che non può tornare in quella direzione assolutamente. Quindi vi consiglio naturalmente di guardare questo film, prima di tutto perché è italiano, ha vinto un Oscar, quindi famoso anche in tutto il mondo, e quindi credo sia anche un po' motivo di orgoglio, no? Che un film così importante, non solo per la storia, soprattutto per la storia e per tutte le cose che abbiamo detto finora, ma anche perché
ci ha resi noti, no? E poi, lasciando da parte l'orgoglio patriottistico, pensiamo anche a come Benigni sia riuscito attraverso questo film a trasmettere il suo messaggio di voler ricordare il passato per non ripetere gli stessi errori e per commemorare tutti gli ebrei morti nell'Olocausto in tutto il mondo, quindi non solo in Italia, veramente in tutto il mondo. È stato apprezzato tantissimo questo film. E anche se sono passati 23-24 anni, insomma, quest'anno saranno 24 anni dall'uscita della Vita Bella. Quindi è sempre bello rivederlo, è sempre emozionante e necessario anche secondo me. Quindi vediamoci almeno ogni anno per la giornata della memoria di rivedere questo film in particolar modo perché è uno dei più belli, ma qualsiasi altro sull'Olocausto, insomma, per ricordare le vittime o magari leggere un libro, documentarci. Ricordare semplicemente, magari dare un nostro contributo per fare in modo che il messaggio positivo passi, no? Quindi il solito di guardare al passato per il futuro. Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso, lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quale libro, quale film avete intenzione di vedere magari in questa settimana o quale avete visto per la giornata della memoria, perché questo video dovrebbe uscire poco dopo. E se avete qualche altro film o qualche altro libro che vi è piaciuto particolarmente da suggerirmi, magari, e magari lo guarderò in seguito, perché come dicevo all'inizio, non dobbiamo ricordare qualcuno o qualcosa solo nel giorno in cui viene commemorato quell'evento, ma tutti i giorni. E quindi spero aver portato un po' del mio comunque questo contributo, insomma, nel mio piccolo. Bene, iscriviti al canale se non ancora l'avete fatto, e attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!